Anch'io, innanzitutto, buonasera. No, anche io generoso perché purtroppo non sto trovando il gol. Come avete visto, ci sono state partite difficili e come domani sarà una partita tosta e c'è bisogno di sacrificarsi. Poi il gol sicuramente arriverà. No, assolutamente ragione, l'ho pensato anch'io. Infatti a Cremona ho cercato di gestirmi, sono ancora giovane e devo impararmi ancora a gestirmi. E no, a Cosenza purtroppo all'inizio ero uscito da una primavera e non avevo i ritmi che avevano i miei compagni e non ho trovato molto spazio. Poi io cerco sempre di mettere in difficoltà il mister, delle scelte, allenarmi al massimo. Mi rispecchio più in punta moderna, io cerco di fare il possibile per aiutare la squadra e mi metto a disposizione dei miei compagni. Poi quello che capita devo cercare di buttarla dentro. Poi il 9, vabbè, è stato il mio numero fin da piccolo, ma ho sempre portato fortuna e speriamo che me lo porti anche quest'anno. No, no, è verissimo, no. Mi ha mangiato praticamente, sono andato via dal campo con la testa bassa, no, a parte gli scherzi. Sì, sicuramente, come ho detto appena sono arrivato, l'obiettivo di quest'anno è fare meglio dell'anno scorso e il nostro obiettivo è di andare in Serie A. Assolutamente, è sempre uno stimolo in più, così mettiamo più in difficoltà il mister. A me è sempre piaciuta la competizione sana, non con malizia, quindi mi allenerò sempre come ho sempre fatto. E invece no, l'anno scorso seguivo soprattutto Kedira, che ha fatto un campionato fantastico. E il ritiro l'ho conosciuto e mi ha aiutato tanto, ho parlato molto con lui e non sento questa pressione, perché so le potenzialità che ho e so che posso fare bene con questa maglia. Con Sibilli lui è napoletano, io ho parenti di Napoli, quindi poi è simpaticissimo, è impossibile non legare con lui. Normalmente lui, siccome è più esperto di me nella categoria, cerca di darmi consigli, quindi ci ho stretto subito un buon rapporto. E per i nuovi arrivi, come ho detto prima, meglio che arriva gente che ci può dare una mano, e ci sarà competizione e metteremo in difficoltà il mister. Sì, abbiamo fatto soltanto un gol, ma sono state due partite molto difficili. Col Palermo siamo rimasti in 8, con Menes che si era fatto male purtroppo. È stata una partita di sacrificio col Palermo, anche poi siamo andati a Cremona e anche lì era una squadra bella tosta, quindi daremo sempre il massimo. E soprattutto domani sarà un'altra partita difficile, perché conosciamo tutti il Cittadella, che viene sempre forte in avanti, e sarà anche lì una partita difficile. Sì, mi ritrovo molto perché l'ho fatto da piccolo, l'ho fatto in nazionale l'anno scorso, quindi mi ritrovo benissimo. Poi i movimenti che ci chiede il mister sono diversi, ma mi trovo benissimo nel modo in cui gioco. Sì, andare in nazionale è sempre una soddisfazione, rappresentare l'Italia. Penso che ci sono tanti attaccanti forti, come Colombo giustamente. Ci ho parlato anche lui molto, perché ci siamo conosciuti, abbiamo fatto le giovanili insieme e poi ci conosciamo bene, quindi mi ha dato qualche consiglio, che lui è più esperto di me nella categoria, mi ha aiutato anche lui tanto. E io l'anno scorso ho fatto una scelta di cuore, perché soprattutto avevamo i play-out e ci meritavamo di rimanere in B. Quindi non volevo tradire i miei compagni per farmi giudicare per quello che non sono. E ho scelto di rimanere a Cosenza e avevo deciso di salvarci. E l'ho aiutati fino in fondo. E io farò così anche al Bari. Sì, assolutamente. Mi piace segnare, mi piace far gol, ma come ho detto prima al suo collega, devo risparmiarmi più in fase di attacco alla porta, che perché io mi sbatto, faccio il lavoro sporco, faccio troppo lavoro sporco e devo cercare di gestirmi. Ne parlavo la settimana prima della Cremonese col direttore, me l'ha detto,
e io le ho dato pienamente ragione, perché a Cremona hanno fatto giustamente un tiro in porta. Deve essere più lucido vicino alla porta, nell'area di rigore. Io penso che se uno merita, io penso che non ci sia problema a farlo giocare, come alla Juve c'è Miretti, che è stato mio compagno in nazionale, come Baldanzi, come Willy Gnonto. Penso che ognuno se ha le qualità per giocare in categorie alte, perché non, poi ovvio c'è il mister che magari rischia o non rischia, però il giocatore deve essere pronto per avere spazio in Serie A o piuttosto che in Premier League. Poco, però il giocatore deve farsi trovare pronto. Io se non trovo intorno non lo faccio giocare. Abbiamo avuto pochi giorni, abbiamo guardato i video e sappiamo poi che Cittadella è una squadra tosta che ti viene a prendere in avanti, che non molla mai, e noi cercheremo sempre di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto e cercheremo di metterli in difficoltà. Poi è ovvio che l'anno scorso aveva Antonucci che gli ha fatto la differenza a Cittadella, e cercheremo di dare il massimo come sempre. Mi sento bene, sto recuperando bene, mi sto allenando bene e no, manca sempre quell'aspetto sotto porta che, ripeto, devo gestirmi meglio. Manca questo pezzettino, però lavorando sempre duro non ce la farò. Io ho seguito da piccolini Cardi, che veramente sotto porta lui fa molto bene. Cerco sempre di, come l'anno scorso, anche l'anno scorso avevo questo tipo di problema, infatti mi rimanevo sempre dopo allenamento a lavorare da solo, attaccare la porta durante la settimana della regina, poi con la regina ho fatto doppietta e da lì mi ha detto: se attacchi il primo palo puoi fare la differenza, e da quel giorno mi fisso che devo attaccare il primo palo.